ragazzi, è successo tutto involontariamente. Eravamo andati a farci un giro all'inferno e volevamo un poco esplorare la zona. Purtroppo, il nostro caro e fidato Fabs è crashato. E quindi non abbiamo potuto registrare l'inizio. Quando ce ne siamo accorti abbiamo fermato il gioco e abbiamo ricominciato a registrare. Diciamo che in questo fortino abbiamo trovato, prima cosa, altre rughe. Seconda cosa, abbiamo trovato un sacco di casse, con selle, spade d'oro, verruche. Alcune contenevano anche un paio di verghe del come cazzo si chiama, del vampo. Ma quello, la cosa più bella che abbiamo trovato, che per poco non ci rompevano il culo egregiamente tutti e due, abbiamo trovato due spawn di vampo. Allora, noi avevamo con noi i mezzi blocchi di pietra, che sono una specie di grigio lucente, come vedete, e li abbiamo utilizzati per creare velocemente una struttura difensiva intorno agli spawn di vampo. Il problema è che, nonostante le torce piazzate e nonostante la copertura, sti cazzo di vampo continuano a uscire. Quindi siamo stati costretti a eliminarli e andarcene il più velocemente possibile da quella zona. Abbiamo beccato anche un paio di scheletri negri che non usavano arco e freccia, ma ci hanno quasi ammazzato perché usavano spade. Abbiamo due pozioni di rigenerazione, le abbiamo usate tutte e due perché con gli scheletri quando ci cattivano ci facevano un danno tipo una maledizione, non sappiamo come cazzo si dice. Non abbiamo ancora abbastanza, come dire, informazioni per sconfiggerli, per capire. Comunque siamo riusciti a ucciderli dalla distanza con l'arco e le frecce. Comunque, questo fortino ne avevamo sentito parlare in Minecraft, però non immaginavamo che era così catacazzo. Ci siamo segnati sul nostro diario le coordinate dove stanno gli spawn, per essere sicuri di non avvicinarci troppo. Teniamo a portata di mano le mine d'oro, perché abbiamo proprio paura che le consumeremo, perché abbiamo deciso di non distruggere gli spawn di vampo, perché gli vampo droppano ogni 2 o 3 che ne ammazzi la verga, e la verga non serve solo per creare altri alambicchi, ma serve anche per poter creare la pozione, se non mi sbaglio, di forza, nel senso che ogni colpo che dai con la spada è 2 volte più potente. Purtroppo in questo fortino ci siamo accorti che si stanno, vabbè, i porco zombie, che sono tecnicamente neutrali, non ti attaccano se non ti attacchi, ma abbiamo visto che ci sono, oltre ai vampo, gli scheletri neri e sti fottutissimi ghast che rompono i coglioni non appena metti capo fuori della porta, e a volte ti attaccano anche se stai dentro. Ecco, qua c'era lo scheletro nero, l'abbiamo colpito, l'abbiamo fatto cadere giù e non è più tornato. Speriamo che non stia fuori ad aspettarci. Ora, se ci ricordiamo dove cazzo sta lo spawn, ve lo faccio vedere, perché tecnicamente in questo cazzo di posto ci sta una possibilità molto molto alta di perdersi, perché a volte ste torce ci sono anche se non le abbiamo messe noi. Allora, l'ha fatto pure il baby porco zombie.
Ma veramente deve essere come i cosi normali, sai che. Ah, finalmente. Allora, questo è il punto da cui siamo partiti, meno male. Siamo riusciti a trovarla finalmente. Allora, dove sta lo spugno? Stasera lo spugno deve essere in quella direzione, va? Vai avanti, vai avanti, vai avanti, abbiamo sbagliato strada, torna indietro, torna indietro, torna indietro. A destra? E c'è gas. Vai avanti, no. E allora dove? E allora a sinistra? Cioè, mi sono perso pure io. Allora, è di qua. Poi, qua ci dovrebbe essere un altro incrocio, se non mi sbaglio. E a questo incrocio dove si gira? A sinistra. A sinistra o a destra? Andiamo prima a destra e ora dovrei. Eccolo qua, ecco, vedi. Allora, qui è lo spawn del vampo. Come vedete abbiamo costruito la struttura per evitare che ci colpiscano. Infatti la pietra non esplode con le loro palle. Però penso che sia il caso di bloccare la possibilità di uscire. È una cosa che dovevamo fare prima, non adesso. Diciamo che forse le fiaccole sopra stanno, diciamo, portando lo spugno a vicinanza, nel senso che se ne diamo, non posso stare a finire la pozione, capito? E qua al buio siamo fottuti. Allora, un altro spugno dovrebbe essere di fronte a te, lo vedi? Dovrebbe essere là. Almeno noi ci siamo segnati le coordinate. Questo l'abbiamo proprio murato, però ho paura che non servirà un accidente. Comunque abbiamo intenzione di tornarci all'inferno e di mettere più in sicurezza la zona, perché adesso siamo carichi come dei somari e sinceramente non è proprio il caso adesso. Pensiamo pure a finire le pozioni. Meglio tornarci con le armi più forti che abbiamo, molte pozioni e andremo un poco a livellare con il vampo. È una cosa che faremo nel prossimo episodio probabilmente, perché adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è allontanarci dalla luce. Allora, noi ci mettiamo in un posto sicuro per riorganizzarci e tagliamo. Allora, abbiamo ricominciato a registrare. Siamo allontanati dalla zona. Ci direte, per quale motivo avete tagliato? Semplice. Perché voi il seme di mondo di questo gioco ce l'avete. Noi abbiamo trovato il fortino girando. Quindi, se state giocando anche voi con questo seme del mondo e volete trovare il fortino dove stanno i vampi, fate esattamente come abbiamo fatto noi. Fatemi un giro all'inferno. Mio fratello è stato stupido ad andare per segnare il mondo. Ma di certo, io non sono stupido da fargli dimostrare a tutti voi dove stanno. Io ho detto di no, di questa parte io avete ingannarla. Volete trovare il fortino anche voi? Andate all'inferno e cercate. La stessa cosa ho fatto per il gameplay che sto facendo io il segno del mondo non ve l'ho fatto vedere. E quindi spiegherei invece di tornare. Stiamo carica di roba, perché non vai a posare sta roba a casa invece di venire qui a cazzeggiare? Che c'è? Oh no. Scusa, ti sembra il momento di raccogliere l'aluminite? Ah, meno male. Siamo carichi di materiale. Porta sta roba a casa e poi ci veniamo in un secondo momento a fare scorta di materiali.
Un'altra cosa che devi fare e che ancora non hai fatto e già trovo nella terza volta che te lo dico, bisogna creare un muro difensivo, possibilmente in arenaria o in qualche altro elemento valido, tipo il glowstone oppure i mattoni degli inferi cotti, perché i ghast così felice di trovare la pioggia. All'inferno fa un caldo mio, quindi invece ci sta la pioggia, almeno ci rinfreschiamo un po' di parte. Dai, andiamo a casa e conserviamo tutte le cose che abbiamo trovato. Ah, non ci sono. Ah! Come vedete, nello scorso episodio gli scheletri avevano ucciso uno dei, diciamo, dei pupazzi di voi nella notte. Siamo andati a fare un giro sulle montagne qua vicino e ne abbiamo fatto un altro. Solo uno, però, perché se dovesse morire pure questo sarebbe tremendo dolore, ecco, mio caro fratellino che ha sofferto molto per la morte di questi stronzi di neve. Lui gioca a questo gioco con molta empatia. Non capisce che è solo un gioco, non materiale. Io direi di incominciare a sperimentare qualcosa in queste. Scusa, ci sta già un microfono? Degli scorte? Io direi di utilizzare un poco di olio per fare una polvere di lampo e di sperimentare un po' con una bella pozione, che dici? Perché se non mi sbaglio, la polvere di lampo crea proprio la pozione della forza. Straniglia. Ah, ho capito, lo fai pieno, mi sembra logico, guarda che secondo me ne avremo a sufficienza di pozioni, se da ogni cosa di polvere ti crei allora, per ogni cosa di polvere crei tre pozioni, per cui non so se tagnerà, quindi non so da dire. Ah, a proposito, non me ne accorto che avevamo preso anche lui. Ah, allora, ha deciso di tagliarlo. Allora, da quello che abbiamo visto, ora sta creando un altro gruppetto di pozioni, perché penso che voglia fare quello che, se quello penso giusto, penso che voglia fare la pozione di forza. Vedere un pochettino. Scusa, non mi ricordo, il ghast, la lamina di ghast, che cosa, che pozione crea? Perché a me mi sembra che è la lamina di ghast che crea la pozione di forza. Che cosa crea la pozione? La polvere di vento che crea invece? Mi sto leggermente confondendo. Sto leggendo il manuale del microfono, lo sono comprato da sua mamma.
Allora, se non mi fai circuito, eccetera, però vorrei se ci fosse anche un capitolo sulle pensioni. Allora, con la lacrima di gas che potresti creare, se non mi sbaglio, una pozione di forza, se non mi sbaglio. La lacrima del gas sarà solo una questione di rigenerazione, nel senso che tra poco a due minuti, qualunque attacco subisci, la tua vita si rigenera continuamente. E questo penso che sarà molto utile per quanto riguarda le nostre decisioni quando andiamo a lavorare in un prossimo futuro o spostamento. Pensiamo che uno lo distruggiamo e uno ce lo e non è sicuro. Allora è la polvere di campo che ti fa la pozione di forza. Io mi chiedo, ma la salute istantanea, con che cosa si fa lì? Che cosa pensi che si farà? Scusa un attimo. Con la muria? Ogni colpo è il 130% di danno. Se non è posto un colpo di spada, non si io penso che se è andato male io all'inferno nella mia serie, sparo un po' pure fortuna. E sei sicuro che la maggior parte delle pozioni che farò saranno rigenerazione, visione notturna, acquatica, eccetera, perché di nuotare nel fuoco non mi credo. Vabbè, magari proverò anche a nuotare nel fuoco con la pozione adatta. Questo lo farò solo per sperimentare. Sia caro, io vado in modalità sopravvivenza, non vado in esterno. Perché mi incazzerei a morte se perdessi tutto e dovrei ricominciare da zero. Preferisco morire di nuovo per ricominciare non da zero. Te l'ho detto già, la sto facendo questa serie perché mi hanno fatto una scommessa. Ma non intendo farla in survival, in esterno. Sto sentendo, secondo me, con la pozione di salute istantanea, giusto? Perché non provi a metterci un cristallo di pietra rossa anche dentro a vedere che succede? Perché mi sembra che è una pozione base di salute istantanea. Vedi un po' se riesce. Vedi un po' di... No, aspetta, come vedi? Che riso? Pozione di guarigione. Pozione di salute istantanea. Salute istantanea 2. Rigenerazione e forza. No. Non mi dire che può. Ma questa cosa non la facciamo in questo episodio, se la vuoi fare la facciamo nel prossimo, ma non adesso. Forse voi signori non avete ancora capito cosa vuoi fare nel prossimo. Mi sa che la prossima volta andremo in inferno a livellare privato. Per cui rimanete sintonizzati. Ho paura che la prossima volta vedremo proprio bene.